Benvenuti a tutti e ben arrivati su questo nuovo video su YouTube. Qui Team QBR quasi al completo con il nostro professore. Buonasera a tutti. Dal mulettista. Buonasera a tutti. E la quarta persona, aspetto un attimo a presentarla. Cosa andiamo a trattare oggi? Un trattore piccolo. Il trattore piccolo in questione è un 1003DT Terra Track col cingolo dietro. Col cingolo dietro. E chi è il creatore o comunque sia la persona che ha fatto questo trattore? Il buon Chicco. Buongiorno Chicco. Buonasera. Allora Chicco, come va? Tutto bene? Buonasera. Io sono qui nello shop che sto facendo vedere questo 1003. Dici qualcosa a riguardo, perché l'hai fatto, quanto ti ci è voluto, perché lo vuoi mettere fuori e donarlo agli altri invece alla community, che, invece che non tenerlo solo per te e fare incazzare gli altri, insomma. Allora, partendo dal fatto che abito in una zona principalmente agricola e dove coltivano anche del riso e non solo, e spesso vengono questi tipi di trattori vengono usati appunto nelle risaie, ma non solo, per queste operazioni, diciamo, in condizioni estreme, come può essere il terreno troppo bagnato a causa appunto del ristagno da risaia, oppure semplicemente in terreni dove il drenaggio non è efficiente e quindi si crea spesso ristagno importante di acqua. Ok. Quindi quanto ci è voluto per farlo? Partendo dal fatto che comunque ho preso ispirazione da veicoli già esistenti, in sé come lavoro 3-4 ore circa. Buono. Professore, lei vuol dire qualcosa? No, io ho visto comunque il modello, è fatto bene, è bella questa aggiunta di cingoli di ferro, e perché appunto specifichiamo che sono cingoli di ferro, non i classici cingoli da gommati, e niente, secondo me è tutto da scoprire, spero che vi piacerà, perché a breve verrà rilasciato appunto solo ed esclusivamente per PC, ricordiamolo, solo PC. Mm-hmm. E verrà rilasciato al raggiungimento dei 400 follower del buon Chicco sul suo profilo Instagram, quindi tutti a seguire. Vi lasciamo ovviamente il link del suo profilo Instagram qui sotto in descrizione, ragazzi. Perfetto. Non ne mancano molti, precisiamo. Comunque è un regalo che mi premeva fare appunto per il 400 follower. Comunque ho avuto abbastanza richieste per altri edit che non posso pubblicare, e dunque ho deciso di farne una apposta per il mondo. Ho detto vai, almeno questa qui si butta fuori. Allora vediamo qua, siamo allo shop. Intanto ha 170 cavalli la bestia qui. Veri di pura potenza. 200 litri il carburante, 20 km orari la velocità massima. Colorazioni che non raggiungerà mai. Bravo. Colorazioni arancio e il terracotta. E poi puoi mettere colore principale, colore design e colore cerchioni. Il terracotta è molto raro, è un colore aftermarket, non è mai stato fatto dalla Fiat in casa, credo, non sono del tutto sicuro, però noi lasciamo la colorazione quella. Non mi sembra di aver mai visto uscire dalla Fiat un colore del genere, con il terracotta. Allora, è arrivato con la Fiat Agri, forse. Comunque le colorazioni delle principali sono due, questo arancio e il terracotta, che vi cambia il cofano principalmente. Il design vi va a cambiare la parte quella dietro, c'è sportelli, finestrini, e c'è arancione, nero e terracotta che era prima, noi si rimette bianco, e più c'è cerchioni bianco, arancio,
arancio matte, nero e nero matte. Noi mettiamo quello. E la configurazione delle ruote, logicamente i cinguli rimangono fissi e puoi cambiare i pneumatici, potete cambiare i pneumatici davanti da pneumatici standard a quello che dovete fare. standard, quelli larghi, gli stretti e quelli estremi che sono rovesciati. Noi mettiamo quelli larghi perché mi piacciono di più. Poi comunque mi dicevi prima che non puoi fare tutte le lavorazioni con questo trattore, giusto? No, sia per il peso che comunque per l'impatto che hanno i cingoli sul terreno è sconsigliabile fare operazioni che non, cioè, oltre alla preparazione del terreno in sé, quindi appunto aratri o dischiere, al limite le piantatrici, quelle per ortaggi, trainate, se proprio. Sì, proprio. Perfetto, noi l'abbiamo già acquistato e è sul parcheggio della farm, quindi io esco dallo shop e ve lo faccio vedere. Velocizzati, Sì, eccoti qua. e ve lo facciamo vedere con questo aratro. Oggi andremo a arare, quindi Buon 1300. chicchetto, il proprietario deve salire, deve inaugurare l'attrezzo. Ok, Chicco, speriamo non si prego, smonti. prego. No, specifichiamo che anche gli interni sono stati colorati, Ah, vedo. Ho eh? Sì. deciso di fare il sedile rosso per dare Rosso. un tono più nuovo Ci sta, ci sta, al ci mezzo. sta. All'abitacolo. Avevano Molto intinto carino. leggermente quei cingoli. Perfetto. Allora, Molto intanto carino. che il chicco entra dentro al trattore, io salgo sul JBC o sulla macchina. Ora vedo comunque piccolo taglio. Ci rivediamo tra 30 secondi. Anche se non si dice 30 secondi perché taglio, quindi che 30 secondi sono. A Infatti sarà un flash. dopo. Vada, il prof guiderà il trattore, io prendo la macchina e vado sul campo 11. Quindi Chicco vada sul Fiat. Il mulo, c'è anche il mulo ragazzi, però non so Il dove muro è nella selva il oscuro. Io mulo. sto arrivando con un altro attrezzino. Allora, andiamo sul campo 11, facciamo l'aratura, guardiamo come va. Comunque sono contento che una persona abbia dedicato del tempo a creare un trattorino del genere, comunque creare, reskinnare, non so come si dice in questi casi questa mod. Editare. Editare una mod del genere, spero che vi faccia piacere. Alla fine non l'ho modellata da zero. Mi Ok, perché piacerebbe essere in grado. Ricordiamo Chi lo che sa, magari imparerai. infatti ti puoi posizionare sul campo e poi iniziare ad arare. Eccoci qua che siamo partiti. Patina. Su terreni È difficili è bagnato. bagnato. C'è 40 gradi all'ombra, però è un po' un goccino. Un po' umido. Un po' umido. Dai ragazzi, scrivete nei commenti cosa ne pensate. Dite un po' la vostra. Questo è il dirt anche per quanto So che riguarda è i già stato cingoli, fatto un modello le simile. gomme. Dica, Però dica. dico, so che è stato già fatto un modello simile, però ho voluto aggiungere il mio. Qualcosa di mio anche. È stato aggiunto qualcosa del chicco. E mi raccomando, per vederlo nelle vostre farm virtuali, ovviamente solo per PC, andate a seguirlo. Link del suo profilo Instagram in descrizione. Ok, ho fatto scendere il chicco. Mi sono preso il posto qui da capitano dentro il Fiat. Abbassiamo l'aratro e partiamo con la ratura. Intanto il mulo è riuscito ad arrivare con lo stesso Fiat, ma in colorazione differente, che quando arriveremo in fondo ve lo farò vedere, che poi cambia messa solamente la cabina. Quindi partiamo. Colore, i pneumatici anche.
Giusto, specifichiamo una cosa che dopo non vorrei che qualcuno fraintendesse, perché ho detto il modello l'ha fatto Chicco, è stato creato da Chicco. Specifichiamo due cose e Chicco specifichi. Fiat è stato preso dal gioco, è il Fiat di base, quello che trovate nel negozio, Ok, quello di default. quello di default, esatto, quindi è tutta opera di Giants. L'uniche cose che ho aggiunto io sono appunto gli adesivi, i cingoli che sono prefab e i cerchioni che comunque sono prefab. Anche quelli. Esatto, non c'è nulla di rubato. Oh. E uno dice, allora ma che c'entra? Allora perché? Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto? Perché tanto tu che guardi, sicuramente i cingoli non li sai mettere, ok? Oh, Quindi te fa comodo un trattore del genere, no? Dai, su. Quindi fa comodo una cosa del genere, ha fatto quello che nessuno fa perché poi dopo tanto non gli riesce. E quindi se trovi un trattorino con cingoli bellino da poter utilizzare nelle tue carriere, bravo Chicco. Sono stato troppo diretto, allora, giusto professore? per... No. No, va bene, ogni tanto serve. Ok. Giusto per puntualizzare che il risai andrebbe comunque disattivato la trazione integrale. Veicolo controllato. Perché poi dopo Sì, l'inglese del esatto. gruppo è il professore, quindi... Veicolo controllato. Esatto. Per chi lo utilizzasse, AVCA. è consigliabile disattivare per rendere più reale Va bene, l'operazione. il gioco. perfetto. Bene. Ragazzi, io inutile che continui ad Vedi andare a se registrare ad arare, è fuori perché risaia tranquillamente 4x4. molto bene. Comunque tira bene anche un trivomeri, quantomeno questo Comunque trivomeri. specifichiamo che il mulo se l'è fatta a 20 all'ora dallo shop qua. Sì, c'è da dire anche quello. Quindi, conclusioni finali, ci sta, il lavoro Bello, è venuto bello, bene. bello. Mi piace anche il colore terracotta, anche se non è magari consono, però ci sta molto bene. Bravo. Io lo Poi prenderò così. ho trovato addirittura dei modellini color terracotta, quindi non so. Del 1003? Oh, io se lo configuro, lo configurerei con quel colore, poi ognuno. Io perché mio nonno ce l'aveva arancione, lo configurerò sull'arancione. E niente, cosa dire? Ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, vi iscrivetevi al canale, attivate la L'importante campanella. è che che il link di questo Fiat verrà fatto uscire sul nostro canale Discord. Giusto, quindi seguite tutti i link in descrizione, tra cui anche il canale Discord. Andate sul canale Instagram del buon Chicco per mettere il follower per arrivare a 400, anche se sicuramente all'uscita di questo video la sarà superati, io lo spero fortemente. Quindi Speriamo. ringrazio il mulo, Ciao a tutti. Buonanotte, il professore buonasera a tutti. Ciao e il buon Chicco. a tutti, E grazie per l'attenzione. spero che tu possa fare qualcosa anche di differente, qualcosa in più. Quindi Spero di migliorare abbastanza. c'è sempre tempo per quello. Quindi un saluto a tutti e ad un prossimo video. Ciao. Ciao ciao.